Buonasera a tutte, benvenute alla nostra diretta di questa domenica pomeriggio. Iniziamo a leggere un po' di messaggi che sicuramente già stanno arrivando. Ah, Luisa, buonasera. Eccola Eccoci qua, qua. la nostra Luisa già è arrivata. Iniziamo anche ad aspettare un attimino gli occhietti che arrivano su Facebook. Luisa, la maglia che stai facendo con l'ambra? Con Com'è l'ambra e il bello! petrolio, bella, Bella, bella sì. proprio, il punto vortice. Sta Allora. venendo proprio bene. Iniziamo a salutare C'è Simona, Simona. ciao, Elisabetta, la nostra fedelissima Elisabetta, Alfonza, ciao, benvenuta a te, C'è Eva. Eva, Maria, Maria, ciao. Allora, anche su Facebook iniziano ad arrivare le Gli nostre amiche, occhietti. i nostri occhietti, già siamo in tante, quindi possiamo Ah, anche... Luisa che ringrazio, Sì, no? è bella. Ho rivisto il post che ha messo Dina della tua Sì. maglia e sta venendo proprio bene. Bella, bella, mi piace molto pure il colore che hai Sì. scelto. La maglia, ora per chi naturalmente Ciao, non abbia Giuseppina. visto il post che abbiamo messo del lavoro che sta facendo Luisa, in realtà lei sta facendo in versione estiva perché è con il cotone la maglia vortice della nostra Sandra e quindi è una bella idea perché comunque quella è una maglia aperta, Sì, sì, traforata, sì, 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 per sì. convertire un progetto invernale in un progetto diciamo anche adatto all'estate. Allora, andiamo avanti un pochino con i saluti, mi allontano un attimo. Ti Allora, qua riabbasso abbiamo questo pallone. Giuseppina, ok, ciao, poi scendiamo un poco, c'è Rory, Eccolo qua. Enrica, poi c'era Inizio a Cinzia, vedere. Perfetto. Ornella, Emanuela, ciao Emanuela. Tu C'è inizi a Elena? salutare, io apro Sì. Facebook. Medea? Eccomi qua. Eccolo. Simona? Che bella la maglia che hai, Dina? Ma anche Anna c'ha una bella maglia, eh? E poi c'è Mimma che dice buon pomeriggio a tutte. Allora, ecco qua, vediamo. Di là pure ne vedo parecchi di occhietti. Sì, Secondo sì. me ce ne sono tantissimi. Do Carmela, ciao Carmela. Allora, ciao Carmela, Anna e anche Monica che ci saluta. Quindi iniziamo questa diretta di questo pomeriggio domenicale. Qui il tempo è stato un po' pazzo perché è piovuto tanto. Poi Eh all'improvviso è uscito sì. il Un sole, quindi io appena vedo uno briciolo di solo. spicchio di Di sole, sole. subito esco a fare una passeggiata, che è l'unica cosa che ci è rimasta praticamente, visto che tutta l'Italia ormai si è colorata tra arancio e È rosso, e vero. quindi dobbiamo accontentarci delle piccole cose che possiamo fare. Una bella passeggiata fa sempre bene. Allora, c'è Elena che salutiamo, poi abbiamo Giusi? Giusy. Giusy, ma sei su YouTube? No, non ci Non vedi riesci, non ci bene? vedi bene, forse. Boh. Allora, ciao Ma c'è Marisa. Marisa. Valeria, Poi ah, brava Valeria. abbiamo Giuseppina. Annalisa, voglio fare il tuo progetto. Ok, va Sono bene. due progetti, ora non si distingue bene Sì, sì, perché sì, sì. sono dello stesso Poi filato. c'è Francesca. Francesca. Che bello vedervi, fa piacere stare in compagnia. Bene. Bene. Poi c'è Simona. Sì, è vero, mi piace anche Anna, brava. Ciao Ciao Sandra, Sandra. ciao. Sandra Un sta a grande bacio a casa. Sandra. Infatti, un po' di pazienza, Sandrina. Allora, buonasera ragazze, ciao a tutte da Claudia. Ah, adesso sì, bene, Giussi ci Meno vede anche male. lei, dai, C'è dai. Giuseppina che pure ci saluta da Facebook, quindi tuo pacco in partenza. Tutto a Anna dice posto, l'oro in bianco. Ah, quindi è l'unica isola che si salva tutto a posto. Ah, dai è vero, colori, la la Sardegna, il Sardegna, vantaggio sì. di vivere isolati come isolani Brava, brava. praticamente. Siete stati bravi e sono stati pieni di Covid, non per colpa loro in estate, Brava, è ma vero. diciamo Hanno per passato un colpa, periodo diciamo brutto. così, dei turisti, perché non, naturalmente dove c'è folla è più facile che ci siano i contagi. Ora sono stati bravissimi ad ottenere il via libera con la Sardegna bianca. Speriamo Allora, che loro contaggino tutta l'Italia, dai, col in loro questo senso, bianco sì. sia contagioso per tutta Ce la l'Italia. faremo, ce la faremo. Vero. Ragazzi, allora partiamo subito con gli indossi che sono primaverili. Praticamente abbiamo deciso che è venuta la primavera, quindi
abbiamo un po' abbandonato la lana, anche se in realtà sia il progetto di Anna che il progetto mio si potrebbero tranquillamente realizzare anche con un filato di Sì. lana, ma nel nostro caso sono invece realizzati in cotone. Vai tu, Anna. Allora, in realtà inizio a togliere prima Ah, la faccio una premessa perché mi era premessa. stato chiesto, non mi ricordo da chi, ma posso vedere qualche Paola. progetto realizzato con questo nuovo filato appena arrivato che è il gustoso? Ho detto non ce la faremo mai a farlo. Invece poi ci siamo ricordati che esisteva già un precedente e quindi è stata l'occasione proprio per introdurre il discorso del filato Del filato gustoso. gustoso. Quindi In pratica la è andata maglia, meglio. sì, è la maglia ondina che tutte avete già, qualcuno già ha visto e ha apprezzato, forse un po' più di qua, Sì. è apprezzato in passato. È una maglia molto semplice, è lavorata a T, quindi non ha bisogno di fare calcoli dall'alto verso il basso, di aumenti o Da diminuzioni, dove perché inizia, Anna? parte dal basso e continua poi verso l'alto, dove poi vengono fatti gli aumenti per creare la manica. La manica che a me piace a tre quarti, spesso anche d'inverno, quindi è una manica un po' comoda, così Maggior ragione che sì, primaverile. primaverile a tre quarti, quindi è un traforato, come potete vedere, che volendo potete fare anche un po' più stretto, magari utilizzando dei punti un po' più bassi, però l'effetto dell'onda è proprio dovuto a questa alternanza di maglie alte, maglie altissime e poi mezze maglie alte. È un progetto molto ma molto semplice che grazie al filato che ha delle sfumature particolari vi rende poi grazioso tutto il progetto. Eccolo qui. In questo caso qui sono tutti i colori del mare, quindi è questo colore qua che richiama un po' tutte le sfumature del mare e che vi rende questa maglia semplicissima da realizzare ma Particolare. molto Dopo vi particolare. facciamo vedere tutti i colori. Sì, in abbinata, sempre con quel tipo di filato, poi potete realizzare uno scialle o un bactus da poter indossare. Questo è lo scialle Marinetti in pratica, che io ho realizzato con il filato, questo qui Che ti sfumato, era con rimasto? sì, che mi era rimasto, perché questo è comodo anche d'estate, metterlo in vita, legarlo e diventa un pareo. Ma non si vede bene perché magari un po' più giù così. Se lo legate, vedete, diventa poi un pareo. Oppure, come ho fatto prima, io che non amo avere i colli alle maglie, lo alzo e lo indosso al collo quando sento un po' più il bisogno di Il coprirmi. punto Marinette è un punto molto bello, Molto facile, semplice, semplice, traforato. semplice. Lo potete realizzare anche per esempio con l'idea di fare un copricostume. Sì, 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 Quindi è sì, sì. molto molto versatile, particolare, facile e è veramente stato replicato da tantissime Magari la persone. maglia e volendo anche lo scialle Marinette, facciamo una cosa, lo ripubblichiamo così vi risale in alto e voi potete tranquillamente rieseguire il progetto in modo più facile. Volendo la Allora, maglia pure in settimana la possiamo rimettere. continuiamo un attimo con i saluti su YouTube, dopo salutiamo anche Facebook. Allora c'è Rossella, Antonella che pure ci saluta, Assia che è la nostra cara vicina, Ciao Assia. Sabrina, Alessandra, Ciao ciao, Ale. ciao, che bella tu che saluti tutto il gruppo, brava. Allora Maria Rosaria, buona permanenza a casa ci tocca, è È vero. vero. Allora, buona domenica, Ciao ciao Vita Vita. dalla Sicilia. Filippa, ciao, buonasera. Gina, da Castelplanio, Ancona, N Ancona, Sì, sì, giusto? sì, sì, sì. Ok, allora, ciao Anne, bella, sì. Francesca, belle, o scegli chi è bella e ce lo dici. Ma si inizia. Ma iniziamo a litigare, ma chi è questa bella e qual è quella brutta? Allora, ciao Paola, buon pomeriggio. Marta, allora, vediamo se non ho saltato Non posso nessuno. c'è la Marcella. Marcella, ciao, Ciao. bellissimi i vostri indossi, grazie. Filippa, allora quanto costa il nuovo filato gustoso? Costa, se non sbaglio, 6,90 euro, sono 100 grammi per ben 260 metri, quindi anche abbastanza sottile come filato e quindi comodo per gli indossi estivi. Allora, Gina che ci saluta, Paola, molto bella la maglia che indossi, Anna. Allora, bello il progetto, Ah, infatti la grazie. maglia Ondina, che la trovate su YouTube, è uno dei progetti estivi che veramente ha avuto più successo. Naturalmente lo ripubblichiamo, sarà Sì. un rewind perché è un progetto, diciamo, dell'anno scorso, ma siamo felici di farvelo risalire su, in modo che lo potete trovare con facilità. Allora, Donatella, buon pomeriggio. Ciao da Mantova, Mara, che bello! Mantova, una città così signorile ed elegante. Allora, Donatella, belle entrambe, brava, risposta giusta. Poi c'è Claudia, bellissimo lo scialle, c'è già il tutorial. Sì, c'è. Si chiama Scialle Marinette
lo trovi già sul nostro canale. Andiamo a Filippa in vedere. Sicilia, Taormina, bella. Bellissima Taormina, bella, bella. Oggi la cosa bella è che abbiamo il sole di fronte, cioè abbiamo veramente la luce che entra dalla finestra. Dopo tanto tempo, D'inverno la facevamo al buio, dopo no? tanto tempo, vedere la luce che entra. Allora sì, finalmente. Finalmente le Allora. giornate si stanno veramente allungando. Bella la maglia ondina, dice Stefania. Ah, grazie, Stefi. Bei colori. Allora c'è Svitlana pure che dice che è bella. Buonasera, ci saluta. Maria Rita dice ciao bellezze dalla Sicilia. E poi ci sono tante altre amiche che invece ci salutano. Allora, dovete sapere che io ho cambiato telefono e non lo so usare. E mo litiga. Non è che voglio litigare, è che praticamente, come credo un po' in tutte le famiglie, le mamme raccattano sempre i telefoni usati dai figli. Cioè, quando i miei figli comprano un telefono, quello vecchio lo danno a me. E quindi, perché quello che ho io di solito è sempre talmente vecchio che non va bene, non sono molto amante della tecnologia. Quindi ora mi stanno insegnando Ad ad usare. usarlo, ad usare queste famose gesture che hanno detto: è bello, mamma, è bello, ma io non ci capisco niente di come si fanno a selezionare. Vabbè, allora ce la faranno i nostri eroi. Allora, salutiamo Nella, Nunzia, Anna. Anna, allora che tempo fa da noi? Allora, c'è un bellissimo sole che è uscito mentre pioveva. Sì, e come diciamo noi, marzo è pazzo, penso in tutta l'Italia si dice così. Sì. Quindi è un po' misto tra freddo all'improvviso, poi mo c'è il Però è sole di freddo, però è fronte. Però è freddo. freddo, Sì. sì, è freddo, mo c'è il Infatti, sole. Quindi di sole e freddo, però va bene, almeno c'è il sole. c'è Allora, un'alternanza. dopo Nunzia salutiamo Anna, Milena, la mia amica. Ah, la mia amica Milena mi ha rimproverato perché mi ha chiesto, quando io ho fatto vedere la settimana La scorsa borsa. la borsa, lei ha detto: ma la posso fare anche io che non ho mai fatto l'uncinetto? E io l'ho presa in giro e ho detto: ma come, non hai mai toccato l'uncinetto per iniziare dalla borsa? E tu mi hai fatto fare una brutta figura. In realtà era solo un modo per prendere in giro, perché mi piace prendere in giro un po' tutti. C'è Giuseppina che ci saluta, quindi le chiedo scusa pubblicamente. Ecco, tutta questa manfrina è per chiedere scusa alla mia amica Milena, che si era dispiaciuta che io l'avevo un po' così. Allora, Giuseppina, Stefania, Peppa, Concetta dalla Svizzera. Qui fa freddo e nevica un po', ce ne vuole ancora per la primavera. Allora, anche Concetta ha fatto la maglia ondina, vedi? Brava. Anna pure dice molto bella, bellissimo colore. Anche gli altri colori, tutti dicono che è bella la maglia ondina, quindi a posto. Tanti complimenti per questa maglia. Andiamo avanti, ora di qua si accavallano altri messaggi. Sì, ce ne sono un bel po'. Oh mamma, allora dove andiamo? Dove ci L'ultimo non mi eravamo? ricordo qual è stato. Ah, no, sei andata un po' Troppo troppo. sopra, eh. Fai col mouse, brava. Vediamo, Alessandra l'avevamo Alessandra, salutata. buon pomeriggio, Allora, mi ricordo Filippa, Filippa, sì. Gina, Francesca, Paola, Marta, non me le ricordo, quindi presumo di non Forse da averle. Marta. Ok, ma perché va proprio veloce? Allora, andiamo qua. Maria Rosa, la nostra carissima amica, buon pomeriggio, complimenti sia per gli indossi che per i colori, filati super luminosi, che bello essere con voi in questo periodo grigio. Parliamo di colori, infatti. Brava Maria Noi Rosa. pure, non siamo sempre così allegre, però quando facciamo la diretta ci viene spontaneo, no? Perché è un momento bello della nostra settimana, quindi siamo molto felici. Spero. Ha scritto Milena, sai come farti perdonare? Cioè, significa Perché regalami regalami la la borsa. borsa. Milena, ti posso dare un suggerimento? Aspetta un attimo, che sta per uscire un'altra No, borsa. Ha quella è mia. fatto uno spoiler. Milena, scrivila in privato. Scrivi, scrivi. Guarda, ma infatti quando io preparo le cose da far vedere durante la diretta, mi vengono in mente dei vecchi lavori. Dico: ah, potrei prendere quella borsa, no, l'ho regalata a Milena. Poi: ah, potrei prendere quella cosa, ah, no, l'ho regalata a Milena, perché si frega tutte le cose mie. Allora, salutiamo Marta, bellissimi gli indossi, Francesca, Elena, ciao Elena. Ciao Elena. Allora, Paola, Marcella, carissima, Alfonsa che dice bellissimi gli indossi che avete, grazie, siete troppo buone. Allora, bellissimi i vostri indossi. Filippa che ci Ah, chiede ci chiede quanto il costa, filato. filato 6,90 euro.
Gina, che belli, Paola Vitale, bella la maglia che indossi, Anna. Grazie. Allora, Nadea, bello il progetto, ma veramente bello, ragazze, perché se allungate le maniche, le fate a maniche lunghe, Sì, sì, che è sì, sì. ottima, anche di cotone per l'estate, con una canotta sotto quando fa freschetto. Se la fate a giromanica viene una canotta fenomenale. Se la fate con le maniche a pipistrello, ancora bellissima. Più Cioè, lunga diventa anche un un punto che può copricostume. diventare anche un copricostume, Sia la essendo un magliondina po' che il più lunga. marinette. Allora, Donatella la salutiamo. Mara ci dice ciao da Mantova. Forse l'avevamo già visto. Sì, è risalito. Maria Rosa Mancini pure l'abbiamo salutata. La terza Taranto, anche da Taranto, che Bello. bello. Allora, buongiorno, buona domenica. Sono in ritardo, scusate, siete bellissime con tutti quei colori primaverili. È vero, grazie. È vero che i colori primaverili sono bellissimi, no? Che siamo bellissimi. Ciao ragazze, ciao Fiorenza. Allora, poi C'è salutiamo Delia. Delia, poi tu. Allora, Qui a Milano vento e sole, un po' come noi. In sì, casa per fortuna ci siete voi. meno male. Siamo tutti in casa Ma in questo periodo. Valda, ciao Roberta, che filati sono gli indossi? Allora, dopo Questo. facciamo vedere tutti i Sì. colori. Prima di fare il mio indosso, facciamo vedere i colori della maglia di Anna. Sì. Allora, hai gomitoli di due colori diversi, bianco e Tiffany? Mi potete suggerire qualche modello? Non voglio fare righe orizzontali perché sono una L. Sì, allora ci potresti fare le righe verticali. Anna ha fatto una maglia di cui non mi ricordo il nome, bianca e nera. Bianca e nera, forse Tracy o Teresa, Sì, Terry, Terry. Maglia Terry, perché Sì. era della, l'ho fatta la mia collega Teresa, Sì, quindi Terry si chiama. allora Giussi è lavorata con le righe verticali Sì. E che aiutano, anche la mia è lavorata con le righe verticali, però nel mio caso ci sono quattro colori. lei era proprio una taglia L, se non Sì, erro, Terry, perché quindi l'ho messa io quando abbiamo brava, fatto abbiamo le fatto la foto. foto con te. Sì, 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 Molto sì, sì. facile, carina e bella, quindi cercala su YouTube, se no poi dopo la Sì. condivideremo. Allora, mi sono persa gli indossi, non li hai persi perché ora li ripresentiamo, non ti preoccupare. Giuliana, ciao. Alessandra, scusate, ho problemi di connessione, per un po' non vi ho seguito. Cosa ho perso? Un paio di stupidaggini che ho detto io. No, nulla, non ti preoccupare. Poi un paio di risate di Anna che ride anche fuori tempo, così perché le Perché già so dove vuoi arrivare, perciò almeno. niente di veramente diciamo fondamentale, un po' di saluti. Allora, Filippa, io vi saluto da Taormina, un Taormina, bacio a ciao. Taormina, che bellissima. Ciao, tenevo a salutarvi, la devo andare, vi rivedrò Va più tardi, bene. un bacio. Allora, Giuliana da Verona, altra città bellissima, ma comunque tutta l'Italia, è inutile che lo dico, è bellissima. Siete due persone così dolci, belle e fate tanta compagnia. Grazie, Alfonsa, Alfonso. grazie. Allora, andiamo, non la finiamo più questi saluti, quindi andiamo avanti un pochino con i filati e poi dopo riprendiamo Facebook. Ora ti passo i colori, così Sì. facciamo vedere prima questo qua. Allora, il colore che in pratica richiama un po' quelle le tonalità del. Aspetta, tolgo un attimo qua così. Ok, si vede meglio. Un po' le tonalità del mare, quelle che ho utilizzato io per realizzare la maglia ondina. Quindi vedete l'azzurro tipo jeans, un po' più chiaro, un po' più tendente poi all'azzurrino celestino e con il bianco. È uno sfumato, si vede? Ok, Sfumatura lunga che questa è una sfumatura lunga e questo è il numero 1. abbiamo Questo, chiamato tipo numero 1, blu 886. celeste, Sì, azzurro celeste insomma, sono tutte quelle tonalità che, del come potete mare. vedere, faccio vedere forse meglio di qua, sono quelle Lo proprio devi del salire un po' mare. perché su Sì, di Facebook. là siamo un po' più in alto. Allora, Eccolo qua. poi vediamo. Il filato si chiama Gustoso, abbiamo il colore numero 13, 13. che questo invece è un po' più fuoco perché abbiamo il rosso, il giallo e il bianco che si alternano. L'effetto è sempre quello della maglia di Anna, però con queste tonalità diverse, no? Più nel rosso, nel fucsia, nel giallo, un po' più Colori belli caldi. forte. Poi Immaginate con abbiamo l'abbronzatura estiva come risaltano. risaltano. Allora, gusto, se stiamo chiusi dentro faremo un'abbronzatura quest'anno. La parete è bianca. Però diciamo che è meglio essere, come si È dice, come la tintarella positivi. di Luna. Tintarella di Muro. Allora, ho visto una
una cosa su Facebook, dice, perché aspetta, non si fa la gita fuori Fuori porta, porta. c'erano le persone sedute nel ballatoio fuori la Fuori la porta. porta. Quindi questa è la fine che facciamo. Allora, il numero 2, che è il nostro verde, per chi ama il verde, che è già stato comprato da molte perché veramente sono delle tonalità bellissime, c'è un po' di verde mela e il bianco. Poi abbiamo l'amatissimo rosa, chi donna non ama avere un po' di rosa? Ed è il numero 14 con anche il lilla, il Sì, c'è violetto. richiami E del lilla poi, questo dentro. l'ha preso la nostra Luisa, Questo che fa che la deve ancora differenza. arrivare. Abbiamo il numero 16 che è con il giallo è il color crema. Che cerchi, Anna? No, voglio togliere un attimo internet che mi Ah, fa se dà fastidio. ok. Allora, questi sono i colori che sono arrivati al momento del gustoso. Probabilmente ne arriveranno altri. La questione è che stiamo avendo noi, ma un po' tutti, problemi negli approvvigionamenti perché il Covid. Siamo un anno indietro, di Pratica, sì, nuovo. siamo tornati, Siamo abbiamo tornati fatto un anno indietro. rewind, praticamente sta bloccando un po' sia le fabbriche che la distribuzione, perché naturalmente se noi prendiamo un filato che va tinto e in quel momento la tintoria è chiusa, si accumuleranno più cose da tingere e quindi ci sono dei ritardi. Lo stesso se bisogna gomitolare i filati, eccetera, eccetera, tutta la catena, come in tutti i settori, sta accumulando ritardi e quindi anche noi abbiamo gli approvvigionamenti con un po' di lentezza. Ma anche in questo noi ci mettiamo tanta pazienza, abbiamo tanti filati, quindi magari riusciamo anche a fare altri progetti. Allora, volevo solo far vedere un La attimo la differenza. differenza dei due colori. Ci teniamo quando abbiamo due colori che sono un po' vicino a farvi vedere qual è la tonalità di differenza. Questo è quello che noi abbiamo chiamato rosso, Ed è il numero 13. che ha le sfumature del rosso, e invece questo è il numero 14, che è quello con le sfumature del rosa, tendente poi un po' al violetto. E ve le facciamo Che vedere numero è? vicino, 14. Ve 14. le facciamo vedere vicino. Eccole qua. Sono diverse. Uno è proprio caldo, insomma, e l'altro invece nei colori più rosa. Ok? Giusto per Voilà. vedere la differenza. Andiamo a salutare. Allora, Manuela ci dice: qui a Marino, in provincia di Roma, brutto tempo, piovoso, siete fortissime, bellissimi i lavori che fate. Grazie. Grazie. Allora, ciao da Messina, un'altra bella città. Io poi mi rendo conto che un po' l'Italia la conosco tutta, l'ho girata tutta, sia per lavoro che per piacere, quindi mi fa piacere, diciamo, ricordarmi i posti dove sono stata. Allora, buonasera dalla Romania, ciao Rosa. Allora, per una maglia andina S, quanto filato serve? Queste Anna, quante abbiamo detto che sono erano? 260 metri. 60, io forse ne ho utilizzati 3. 3. Per farla a maniche lunghe. Dopo magari vi scrivo preciso quanto filato Ciao ci vuole. Gloria, buonasera. Guardate il canale di Gloria. Peso 2,5. Gloria, scrivici come si chiama il tuo canale, così lo Lo rendiamo condividiamo. pubblico perché fa dei bellissimi lavori la nostra Gloria ed è molto brava. E ci fa piacere, diciamo, farle un po' di pubblicità, tra virgolette, perché ci sono sempre belle cose da vedere. Allora, andiamo un attimo su Facebook. Ho visto la maglia di Sandra e la borsa di Dina e la maglia ondina di Annalisa, tutti i lavori stupendi e spiegati benissimo. Ah, Grazie. grazie, grazie. Allora, vediamo dove sta Andy. Ci arriverò con calma, tanto che dobbiamo fare. Allora, ecco qua. Allora, Trovata tanti la diretta. messaggi, tanti messaggi. Allora, vado indietro. Allora, ecco qua. Maria Rita che ci saluta dalla Sicilia, Anna Maria che pure ci saluta da Ciao. Maria Borrelli, Milena che dice vabbè accetto le scuse e vuole la borsa, Luisella che ci saluta, anche Giuseppina ci dice siete una boccata di aria fresca e buona, grazie. Silvana, un bacio che pubblica, cioè dovrebbe pubblicare di più, ma fa tanti bei lavori dai tutorial di Sandra. Quindi allora Patrizia, Maria Giuseppina, buon pomeriggio, siete brave e simpatiche. Silvia Chiararo che pure ci saluta sempre, Anna Gualtieri, Anna Biagini e Paola che ci saluta da Mantova. Belli i vostri indossi. Io ho la L come Dina, voglio fare la maglia vortice. Un consiglio per il filato. Allora, la maglia vortice è realizzata con il filato Airlux che dovrebbe essere da queste parti. Eccolo qua, ne vediamo un paio di colori. Ci sono ancora tutti i colori, quindi non vi preoccupate.
avevamo per comodità un paio di colori qua ed è il nostro lana e viscosa. È un filato leggero, sono 50 grammi per 300 metri, quindi si lavora con un uncinetto piccolo. Mi pare Sandra abbia utilizzato il numero 4 e può essere sostituito da un filato estivo perché è una Sì. maglia molto traforata, quindi la potete realizzare anche con un cotone tipo il cable 5 se la volete fare in tinta unita, oppure con un filato sfumato, anche viene bella, proprio la nostra Louise, oppure con il Col Brisa, Brisa. pure col Brisa, che è un filato altrettanto molto sottile e leggero, che ha all'interno comunque la viscosa, viene un lavoro eccezionale. Perché è Secondo me lucido. il Brisa può essere considerato l'estivo Dell'hair dell'Air looks. Lux come tipologia. Se lo volete fare sfumato, per esempio, la nostra Luisa lo sta realizzando il progetto Maglia Vortice con il filato Ambra e ci ha fatto Eccolo. vedere, perché eravamo tutte molto curiose di vedere come fosse l'effetto lavorato. In realtà, come Anna Meluso, che l'ha lavorato in giallo, Giallo. mentre Luisa ha utilizzato questo 1256, non vorrei sbagliare, sì, viene un effetto tipo maculato, quindi tono su tono, quindi tre tipi di verdi, tre tipi di gialli, tre tipi di azzurro ci sono nel gomitolo e vengono non delle sfumature, ma vengono delle macchioline di colori differenti. Lo potete trovare pubblicato su Facebook perché abbiamo messo i due esempi di lavorazione proprio per farvi vedere com'erano. Come Ok? questo tipo di filato. Allora, il canale di Gloria si chiama col suo nome, quindi si chiama Gloria Pennati. E niente, quindi andatelo a vedere perché fa delle cose molto carine, molto brava. Da qua, da Dolores. Sì, Scendi un po'. più giù. Sì. Andiamo. Da Dolores. Allora, ciao, buonasera, mi sono appena collegata, avete già presentato gli indossi uno solo, ma Anna dopo lo fa rivedere. Buona domenica ragazzi da Luisa, Mafalda che dice da un anno che ho ripreso i ferri l'uncinetto dopo un po' di anni. È stata l'occasione Brava. giusta per trovare questo passatempo così rilassante e così ricco che ci dà tanta soddisfazione. Grazia dice, io sto finendo la maglia vortice di Sandra, mi manca una manica con l'Air Lux, sembra una nuvola e non punge. È E un filato infatti, spettacolare la Lux, chiunque l'ha lavorato. vale quello che uno Sì, spende. sì, sì. Allora, certo, allora dice Gloria, la tua borsa si può fare con dei cordini che ho in avanzo? Assolutamente sì. Come no? La borsetta riferisce alla borsa che ho fatto vedere la settimana scorsa. Quello era un cordino classico di grandezza media, poi ce ne sono di tantissime tipologie, più rigidi, più morbidi. Naturalmente ti regolerai in base alla doppiezza e alla resistenza del cordino, sulle dimensioni, diciamo, che vuoi dare alla borsa. Perché la mia è fatta con quel cordino, con quell'uncinetto e viene di una certa misura, tu la fai con un altro cordino e ti regoli, diciamo, con la base, come vuoi che diventi, venga grande. Infatti già mi hanno scritto su WhatsApp che l'hanno replicata con il nostro cordino in verde, che è un verde Qui in scuro alto. molto molto bello, tipo verde foresta, ed è venuta spettacolare. Naturalmente il nostro è un cordino molto morbido, quello che abbiamo ora, ed è una tipologia di cordino molto delicato, setoso, è venuta tipo sacco e quindi secondo me è spettacolare. Allora, passiamo ora all'indosso mio, Vai. ok? Che oggi ho messo questa maglietta, che anche questa è un rewind nella mia bella e abbondantissima taglia L. Anche io ho preferito le righe verticali. Per diciamo smagrire, si dice, no, in realtà è un progetto molto simpatico fatto da queste righe che sono tutte di dimensioni differenti. Vi pubblico il tutorial, che vi ripeto il rewind, quindi può essere pure che qualcuno già l'ha visto in passato, ed è fatta con il filato tipo estate, con la tinta unita che noi tanto abbiamo e amiamo sul nostro sito, il filato estate. Allora, nel tutorial vi spiego, diciamo, come realizzare questa alternanza di colori, che naturalmente, vedete, abbiamo delle righe larghe, delle righe sottili che si ripetono e vanno, diciamo, seguite secondo un determinato codice. Ok? Naturalmente, se vogliamo ridurre i centimetri, perché la mia è una L, andiamo a ridurre le righe che stanno nei laterali. E quindi andremo a Ecco. lasciare davanti lo stesso disegno. Lo stesso è fatto per le maniche.
dove in realtà vedete il motivo è leggermente differente, ma anche questo ve lo spiego. E niente, lavorate in verticale, quindi si lavora prima il pezzo davanti, dal basso verso l'alto, e poi dopo si fa questa fascetta, chi la vuole fare, perché si può anche non fare, che è una specie di punto elastico fatto sempre all'uncinetto. Lo stesso per le maniche, dove ho fatto, vedete, i polsini di un colore, il bordino di un altro colore. Ma voi naturalmente potete mischiare i colori. Io l'ho vista già realizzata da altre persone che avevano anche altri tipi di filati e quindi l'hanno fatta magari chi col blu, chi col verde, chi col giallo ed è venuta veramente molto carina. È particolare perché può essere il progetto ideale per smaltire quei filati, diciamo, di cui vi Un sono rimasti un paio di paio di gomitoli. gomitoli per parti, gli avanzi, insomma, e potete tranquillamente realizzare lo stesso tipo di maglia, oppure realizzarla con un filato già sfumato. Anche Anche l'alternativa potrebbe e essere lavorare in in verticale. verticale, tipo l'ambra, come abbiamo fatto vedere prima. Però l'ambra viene tutta macchiolina. Viene tutta macchina, l'effetto è diverso ovviamente, quando utilizzate poi il filato sfumato non Se immaginate vogliamo l'effetto così, fare diciamo un colore acrilica. delle sfumature lunghe, possiamo usare il O gustoso l'armonia, o l'armonia che sta chissà qua. qua. E quindi usando questo tipo di filato con la sfumatura lunga, vedete perché le quantità dello stesso colore sono molte, no? Si può tranquillamente avere lo stesso effetto, meno regolare naturalmente, però è sempre molto carino e si lavora, vi ripeto, in verticale. Colgo l'occasione per farvi vedere un po' i colori del filato estate che ci stanno arrivando. Ancora la gamma non è completa perché ne abbiamo presi veramente tanti e mano a mano che sono pronti ci arrivano. E quindi, per esempio, all'interno della mia maglia c'è il grigio, che è questo colore 965. Il bianco, che è il colore numero 8, si può utilizzare il fucsia a chi piace, è il numero 13. Proviamolo. Un altro colore per spezzare e può essere molto divertente da abbinare, il 18, che è il senape. E poi che cosa possiamo prendere in più? Questi sono per esempio quattro colori che presi così singolarmente possono non sembrare molto, come dire, abbinati, invece facendo un progetto particolare, un po' arlecchino, un po' fantasioso per la Sì. primavera, possono anche andare, diciamo, bene insieme. Se pensate, si può fare anche un bellissimo gioco di colori di verdi, no? Abbiamo il verde smeraldo con il verde Tiffany, quindi alternare magari un verde con un altro tipo, un'altra tonalità di verde e far venire fuori una maglia a righe, Aspetta, non ho così preso come lo l'ha stesso. realizzata Dina. Se volete fare una tinta su tinta, cioè verde su verde, ma magari E quando poi il utilizzando, verde non esce. quando poi il verde non esce, utilizzare così un'altra tipologia di striscia, insomma. Guardate quest'altro qua, che è pure un beige bello, Sì, questo bellissimo. magari con l'oro e con il marrone. E con il È un bianco. po' come ha realizzato Sandra la maglia sua, questi tre colori qua abbinati. Vedete per esempio se la volete fare così, pure Sì, caruccia sì, per sì, sì. fare tutte tonalità col marrone. Se la volete fare simile alla mia, per esempio, si può fare con il bianco, il fucsia, ma ci abbiamo anche C'è il altri rosa colori. lì, quel rosa chiaro pure. C'è Rosa anche il rosa chiara. baby se si vuole giocare con i rosa. Sì, si può Quindi. giocare con i rosa. E sempre mettere un bianco in beige. In realtà, come funziona? Se vi posso dare un piccolo consiglio sul gioco dei colori, si devono abbinare a due a due. Quindi, se voi abbinate il bianco e il beige che stanno bene, poi ci abbinate due altri colori che stanno bene tra di Sì. loro, che possono essere anche semplicemente non per forza della stessa, diciamo, dello stesso Famiglia. colore, della stessa famiglia, ma anche in questo modo. Se li mettete tutti e quattro sembra che stanno male, in realtà facendo questo gioco di righe viene molto carino, quindi vi dico abbinateli a due a due. Ok, questa è un'idea che possiamo diciamo utilizzare per fare questa maglia che si chiama multicolor e di cui metteremo in questa settimana il tutorial come rewind. Martedì uscirà, perché ancora non è uscito, abbiamo fatto spazio alla maglia di Sandra che è bellissima. E uscirà la stola, quella che ho fatto Sì, la vedere, settimana polvere di scorsa. cielo. Ok, quindi probabilmente la mia maglia uscirà giovedì e la maglia ondina la facciamo uscire sabato, Sabato in magari, modo sì. che voi possiate seguire i tre tutorial. Per quanto riguarda la maglia di Sandra, visto che abbiamo in mezzo un po' di filato Estate. estate,
non so se l'avete vista, io l'ho chiamata proprio maglia estate, ci sono i colori, Sì, è sì, sì. stata fatta, No, perché c'era anche l'ora brava, dell'Izia, me la è ricordo stata col perché bianco. era marrone. Allora, i colori sono questi: il marrone, il È cachi il e la senape. senape. E Ok. poi c'è l'oro in mezzo che Alza un po', spezza. Anna, così si Oh, vede sì, pure su scusatemi, Facebook. eccomi qua. Ci sono questi quattro colori in pratica che compongono la maglia che ha realizzato Sandra. È un capolavoro perché è È un veramente mix molto, ma molto molto bella, elegante. molto elegante, ma molto bella. E secondo me è super facile da realizzare, quindi anche chi ha le prime armi può cimentarsi e realizzare quel tipo di maglia. Quindi Sì. non vi spaventate, poi Sandra è bravissima a spiegare tutti i passaggi, tutti i punti, dettagliatissima. Quindi seguitela e realizzate quella maglia e vi troverete un bellissimo capo per la primavera che Si sta può fare per arrivando. esempio anche un altro tipo di mix. Se la Sì. vogliamo fare invece che coi toni dell'oro, della Dell'oro. terra, no, del senape, si può fare per esempio con il grigio e io abbinerei oppure con il bianco, oh, lo possiamo fare bianco, grigio e nero con il filato d'Elizia. Se invece vogliamo dare un tocco diverso, possiamo utilizzare il Brisa. brisa, Brava. che come resa è uguale all'estate perché abbiamo sempre 50 grammi per circa 125 metri. Quindi, come vi dico sempre, i colori che noi usiamo nel tutorial o che Sandra usa nei tutorial sono delle idee, sono dei punti di partenza. Poi siete voi che con la vostra fantasia, con il vostro gusto, perché potreste amare i toni del grigio nero, Sì, sì, potreste sì. amare i toni della terra che abbiamo usato noi, potreste amare i rosa oppure gli azzurri, visto che noi per ogni colore, il verde, l'azzurro, il rosa, abbiamo almeno due o tre colori, è molto facile poterli combinare. E la stessa maglia che ha fatto Sandra si può anche realizzare in due soli colori più la parte, diciamo, lurex. Quindi Sandra ha utilizzato tre pezzi, quindi tre colori differenti, voi potete pensare anche di lavorare su due cromie, su due colori. Quindi mettete in Immaginate, moto il immaginate come cervello. potrebbe piacervi di più ed è Sì. un capolavoro, una cosa facilissima, insomma, da Sì, realizzare che veste benissimo e vale la pena, insomma, farla. ma anche allungandola diventa un vestito Sì, 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 favoloso. sì, sì, sì. Quindi veramente noi cerchiamo di fare sempre dei lavori che poi siano facilmente personalizzabili in base a quelli che sono i vostri gusti, i vostri desideri, le vostre necessità, perché magari uno ha bisogno di un vestitino o di un copricostume, quindi una maglia si allunga e facilmente diventa un altro indosso. Allora, di là ho letto un messaggio a volo, i colori dell'estate, i colori del cable 5 sono gli stessi dell'estate? Allora, non è la stessa gamma, cioè Sì. sono gli stessi colori, però la gamma è più ridotta perché il filato estate è lavorabile facilmente sia con l'uncinetto che con i ferri, mentre il cable è un po' più ristretto in quanto noi lo consigliamo prevalentemente per l'uncinetto, a meno che uno non abbia una mano fermissima e precisissima, essendo molto sottile, con i Con ferri i ferri, e sì. abbiamo una gamma un pochino più ristretta. Non è detto che però non penseremo, diciamo, di Di allargarla. ampliarla. Considerate che è la stessa casa produttrice, che sono più o meno gli stessi bagni, quindi i colori, le tonalità sono le stesse, solo che naturalmente il cable è più sottile. Sono due comunque categorie di cotoni belli, bianchi e scusatemi, brillanti come colori. L'estate è 50 grammi per 125 metri, se ricordo bene, mentre il cable 5 è sempre 50 grammi, però per 170 metri circa. Quindi è lì la differenza. Essendo un po' più sottile, magari con i ferri, chi non è tanto preciso, come diceva Dina, può vedersi qualche difettuccio. Però è un filato che per l'estate, comunque, anche quello è l'ideale. Allora, per esempio, io con il filato cable 5 mi farei una bellissima maglia traforata, ok? Sì. All'uncinetto. Viene leggera e naturalmente viene molto chic, molto Ma anche fine. copertine per i bambini, voglio dire. Chi Sì. non vuole utilizzare il filo di Scozia è una buona alternativa, è il cable 5, perché non è molto grosso come filato, ma è bello leggero per i bambini che nascono nel periodo È anche estremamente il tipo caldo. di lavorazione, Sì. e se il filo di Scozia è molto più ritorto ed è forse può risultare un po' più ruvido al Sì, tatto, invece quello è è molto morbidissimo. morbido. Allora, Elisabetta ci dice: ciao a tutte, mi sono appena collegata a Forlì, è un freddo, bisogna fare ancora indossi di lana, Ah. ma anche i nostri indossi sono in cotone, io l'ho detto, si possono anche realizzare in lana, però preferisco pensare alla primavera e quindi guardo volentieri le vostre novità. È vero, siamo un po' in una fase di mezzo, però
Dobbiamo pensare che ora verrà il caldo, no? Sì. Allora, ciao, è sempre un piacere. Cinzia, ti Ciao, saluto, un in Cinzia. bocca al lupo. Anche lei, diciamo, ha le preoccupazioni legate a queste zone che diventano arancio e rosso, un po' alternativamente ci fanno uscire pazzi. Allora, Elena, molto belle entrambe le maglie, Grazie. grazie. Cinzia, indossate due progetti molto belli. Alfonsa, bellissimi filati per l'estate, ma qua in Germania fa ancora freddissimo. Allora, dopo facciamo vedere qualche altra cosa in lana. Allora, buona estate desse Spagna, Spagna, da Siviglia. Siviglia, anche Siviglia la conosco, bellissima città. A casa non è stata mai. No, diciamo che quando ho potuto ero in giro. Allora, prezioso, filo, colore fantastico, grazie. Allora, creazioni di Sandra, Sandrina pure ci saluta. Allora, incontro a chi è in Spagna? Quale Per marca? vedere se li posso trovare in Ah, Spagna. quale Sì. marca per vedere allora? I filati che abbiamo fatto vedere ora, Maria, sono i filati Harvey della Silke. Non so se ci sono in Spagna. Molti dei nostri filati sono di Katia, quindi in Spagna, ma puoi anche, diciamo, acquistare da noi perché spediamo anche in Spagna. Quindi, diciamo, non c'è problema. Scrivici anche su WhatsApp al numero che trovi in sovraimpressione che sta passando ora. E vedrai, diciamo, possiamo anche spedire in Spagna. Allora, quanto costa? Allora, il filato estate e il gomitolino cable costano entrambi 2,60 euro, indipendentemente dalla lunghezza, perché conta il peso. Ah, allora aspetta, Anna ci fa una precisazione, chiedeva per il cable 5 per la maglia Melange, la maglia che hai realizzato tu. Quindi per me sì, va bene, perché è lo stesso tipo di filato È sottile, va perfetta. benissimo. Allora, il filato Melange era 50 grammi per 200 metri, cable 50 grammi per 170 metri, ma stiamo lì. Alla fine, comunque, se tu guardi il tutorial di Sandra, Sandra parte sempre prendendo una misura in centimetri, quindi e rispettando il multiplo, che ora non mi ricordo quale Sì. sia, 4, 5, e quindi tu da là poi parti per creare il tuo indosso su misura, indipendentemente dal filato. Potremmo addirittura realizzarlo col filato estate o con il gustoso, e quindi avendo, diciamo, mi sembra che si prenda la misura al seno, perché quella Riproporzionando è tutto. una maglia che si costruisce prima verso il sopra e poi Poi verso verso il sotto. sotto, e quindi è molto facile da realizzare seguendo i centimetri e il Comunque multiplo. col cable 5 vai tranquilla perché è la stessa tipologia di Sì, è filato, è la stessa sottile uguale. leggerezza. Allora, ciao ragazze, sono appena arrivata, mi sono persa i vostri indossi, me li fate vedere? Sì, te li faremo rivedere, dacci un po' di tempo. Grazie dei consigli, sono curiosa di vedere cosa indossa Anna, quindi li rifacciamo rivedere. Sì. Allora, anche Giuseppina ci dice che le piacciono gli indossi. Anna Maria Borrelli ci saluta. Volevo sapere se nel sito. Categoria accessori trovi dei cerchi di 12 cm di acciaio per fare un mandala. No, di acciaio no, ancora No. non ci sono, ma li vogliamo prendere, stiamo aspettando. Arriveranno, però per ora non ci sono. Uscirà Simona giovedì il tutorial, ma ci deve stare, eh? Uscirà il rewind giovedì, ma ci dovrebbe stare in giro. No? Non so perché non lo trovi. Allora, buonasera a tutti, anche qui in Trentino è ancora freddo. Allora, il gustoso dei vostri indossi è sempre della Katia? Allora, Giussi, no, è della casa Harvey. È un'altra casa, non è Katia, ma è la casa del filato estate. Per una L, quanti gomitoli? Ma per fare questa, per realizzare questa. Io ne prenderei Questa è 200. 60, ne prenderei 5, secondo me 5. Poi vi dovete regolare un po' in base anche alla lunghezza delle maniche. Alla L 5 ce la fai. Ciao Dina e Annalisa, lo sapete che create dipendenza? Un saluto da Bologna. Questo non ce Posso l'ha. dire che ho abitato a Bologna? Sì, dillo. Sono una vagabonda. No, c'è stato un periodo della mia vita in cui ho vissuto fuori in Emilia-Romagna, quindi è una regione che conosco bene. Poi per il resto tante vacanze. Allora, quando si potevano Bello fare? questa della dipendenza, mi aiuta. Allora, vediamo tu. Si può dire, vorrei fare la borsa di Dina, ma è la mia prima borsa.
Devo prendere un cordino medio o sottile? Meglio È medio. meglio medio. Che lavori con l'uncinetto 4, 4 e mezzo, a seconda della mano che Sì, hai sì. e dell'effetto che vuoi dare. E viene benissimo, secondo me. Poi, in base alla grandezza che vuoi fare, visto che si parte da un quadrato e quel quadrato si lavora sempre allo stesso modo, facendo degli aumenti, possiamo creare sia una borsetta media sia una borsetta grande, ok? A seconda di quanto facciamo grande questo quadrato, ok? Io penso di averlo fatto intorno ai 25 centimetri, se mi ricordo bene. Allora, vediamo se ci sono altri commenti. Ci sono, ma devo tornare indietro, cosa che mi è difficile. Queste gesture. Allora, imparerò, imparerò. Allora, salutiamo ancora. Allora, c'è Patrizia che dice: qual è il filato del Bactus che Ah, ok. indossi? È questo qui, gustoso. Per poterlo realizzare ti basta questo, il gustoso. È il Uno numero solo. uno. Ce Questo è la il fa con numero uno. una a fare il Sì, credo Bactus? di sì, perché questo qui l'ho realizzato con Una filati che rimanenza. sì, mi erano rimasti, quindi Stefania, tranquillamente. bella la maglia di Dina, il cable agli stessi colori Eccolo qua. dell'estate. Ok, abbiamo risposto anche su Per Facebook. il punto, questo è il punto Marinette. E lo trovate il tutorial già su YouTube. Basta che mettete scialle Marinette. marinette. Ok? E quindi è molto bello, lo sai, non me lo ricordavo. Questo l'ho fatto a New York. Ah, poi dici che io vado in giro. L'ho fatto in aeroporto mentre stavamo tornando da New York. Avevo portato questo filato in borsa e lì perché il marinetto l'ho realizzato in marrone con un Ti altro hanno tipo fatto di imbarcare l'uncinetto. Si l'uncinetto. può imbarcare, sì. Sono andata a chiedere prima di partire da Napoli e l'uncinetto sì, perché ha la punta arrotondata. Con i ferri c'era qualche dubbio, perché poi essendo un po' più appuntiti in Qualche America non me attentato. l'avrebbero fatti passare, quindi là c'era qualche dubbio. E la signora mi disse: no, gli uncinetti possono andare, era tra la categoria sì. Con i ferri aveva un po' di dubbi e quindi ho preferito non portarli. Anna, la tua maglia si potrebbe realizzare con il paraíso, verrebbe bella, molto bella Sì, secondo sì, me. sì, sì, È sì, stata da sì, qualche sì, sì. parte, questo qua? Eccolo Sì, è qua. questo il paraíso. Sì, tranquillamente si può realizzare. Giusto per farvi vedere meglio i Anche colori. perché quella è una Sfumatura. sequenza di punti, questa Sì, maglia, questa non è una quindi. sfumatura lunghissima, è una sfumatura abbastanza lunga. Vengono delle righe, ma avendo le onde, viene un effetto molto carino nell'alternarsi dei colori. Ok. Sì, no, questa maglia può essere Bella, realizzata bella anche in idea. tinta unita, se vi va, cioè se volete, se vi piace, voglio dire, anche con la tinta unita la potete tranquillamente Sì, realizzare. secondo Non me pure è è bella. un problema. Ho un'alternanza di azzurri, per esempio, là ci sono i due azzurri dell'estate. Uno solo, lo devo ci sono i due verdi, guardate, Sì, che magari sono il fare Tiffany e il delle ombre del verde, e genere. se troviamo l'altro celeste, che dovrebbe essere il 35. Sì, Aspetta, vedi un attimo che sono qua. Non cerco io, eccolo qua. Rompo. fa niente. C'è questo celeste con quell'altro azzurrone là. Azzurrone. Vedete? E ve le fate voi le onde, il movimento del colore. Possono essere realizzate a due tinte o a tre se mettete anche il bianco. E vi fate voi questo motivo. Allora Magari facciamo così. fate due righe. Brava Dina, fate due righe perché in realtà vedete il motivo è composto da righe. Fate questo blocco di righe di un colore, quest'altro blocco di righe di un altro, quest'altro ancora di un altro. E vi fate voi.